Siamo con Bernardo Centracchio, il maestro di judo, nonché padre insomma, di Maria Centracchio. Maestro, possiamo dirlo, è partito questo campus olimpico, siamo alla prima edizione, potete essere orgogliosi di questo risultato, poi è un progetto che può mirare sicuramente alla continuità. Certamente, ma prima di parlare del progetto voglio ringraziare l'amministrazione di Rocchetta al Volturno che veramente ci ha accolti in una maniera incommiabile e ci dà la possibilità di stare qui in questo meraviglioso spazio organizzato appunto dall'amministrazione comunale nella persona del sindaco Teodoro Santilli. Sì, questa è un'iniziativa verso i giovani, un campus estivo con judo e altre attività, ma principalmente il judo. Sono tutti giovani, diciamo, promettenti, sono la scuola Nippon di Napoli, la Crazy Fitness di Aversa e il CUS Napoli. È un'esperienza unica per loro perché oltre a fare sport e judo hanno modo di crescere e sperimentare il vivere da soli con gli insegnanti, quindi veramente una cosa positiva sia sotto il profilo sportivo judoistico ma principalmente come crescita. Penso che difficilmente i ragazzi che oggi stanno partecipando a questo primo campus dimenticheranno questa esperienza nella loro vita. Ecco, cosa fondamentale, siete riusciti a coinvolgere in un certo qual modo diverse fasce d'età e non è poco per uno sport come questo. Sì, anche perché essendo il primo campus siamo partiti veramente con il freno a mano tirato, con la paura del tempo innanzitutto l'amministrazione ha messo a disposizione le scuole per dormire, quindi eravamo un po' titubanti, ma vista questa grande partecipazione e la meravigliosa accoglienza che abbiamo avuto dall'amministrazione, veramente è incommiabile aver raccolto tutti questi giovani che sono entusiasti. Pensa che domenica è previsto alle sorgenti sempre tra dell'amministrazione un pranzo di chiusura finale e saremo circa 100 persone, quindi sul territorio di Rocchetta ci sono questi 50 ragazzi che fanno sport, ma domenica ci saranno e sono già dispersi nei vari break and breaks della zona altrettante famiglie che parteciperanno a questo evento. Quindi questo campus non altro non può essere che un buon punto d'inizio per un buon progetto. Speriamo di sì, speriamo che senz'altro l'amministrazione negli anni a venire ci aspetterà senz'altro perché veramente è stata disponibile e per la parte nostra aver ricevuto questa accoglienza in questa maniera è da sprono e da consentirci di organizzarci veramente alla grande per gli anni a venire.